da qui. Insieme ai volontari della Protezione Civile e agli uomini del CSM siamo partiti per Torre San Severo, dove a causa della forte nevicata 5 famiglie sono rimaste isolate. Siamo qui tutti a cercare di risolvere alcuni casi di emergenza, e qui sopra Torre San Severo, dove c'è un casolare che è isolato e che non riusciamo a raggiungere, che c'è 3 metri di neve e tutti i mezzi che abbiamo utilizzato fino adesso sono inadatti. E purtroppo è dura, quindi stiamo ragionando su che cosa, su quale mezzo utilizzare per far arrivare su mezzi adatti a sbloccare questo muro di neve. Allora, io devo portare un Bobcat a Torre San Severo. La presenza di un muro di neve in prossimità di una curva non consente al mezzo spazzaneve di farsi strada e viene deciso di fare intervenire un Bobcat, più piccolo e più maneggevole, che viene trasferito sul luogo grazie alla collaborazione della carrozzeria 88. L'operazione è durata tutta la notte e l'indomani andiamo a vedere il lavoro svolto. Durante il percorso giunge la richiesta di prestare assistenza ad una vettura rimasta infossata nella neve, lungo una salita che porta ad alcuni casolari. Avanti per Luca. La spessa lastra di ghiaccio formatasi sulla strada rende difficile persino la manovra del fuoristrada della Protezione Civile. Si decide di spostare l'auto con il verricello e, sebbene l'operazione sia tutt'altro che semplice, alla fine si riesce a sistemare l'auto sulla carreggiata. Questo recupero di un'autovettura che era scivolata dentro una cunetta laterale, sempre per il problema della neve e del fatto che comunque in alcune situazioni bisognerebbe mettere le catene e non andare in giro con le gomme anche se termiche. Si riparte in direzione di Torre San Severo. Ci stiamo dirigendo in località San Severo, dove ieri sera, anzi questa notte, siamo riusciti con un mezzo meccanico a sfondare la strada che era stata invasa dalla neve portata dal vento, con un muro di quasi 2 metri, e ora andiamo a verificare la situazione attuale. Il paesaggio che si presenta ai nostri occhi potrebbe essere facilmente confuso con quello di un'immensa steppa imbiancata. Passiamo tra due pareti di neve ghiacciata alte quasi 2 metri, che la dicono lunga sul lavoro compiuto dai mezzi e dagli uomini durante la notte. Per circa 3 ore il trattore del CSM ha cercato di sfondare questa parete, che era una parete alta 1,50 di neve, determinata dal vento che l'ha portata e l'ha incassata nella strada precedentemente esistente. Non ce l'abbiamo fatta con il trattore, abbiamo dovuto operare ieri sera alle 11 fino a mezzanotte inoltrata con un Bobcat che, come vedete, ha aperto un vero e proprio tunnel. Un tunnel che ha permesso di accedere fino alla strada dall'altra parte, dove era già stata pulita, e permettere alla famiglia di Benella finalmente di uscire dall'isolamento nel quale è stata per 3 giorni. È stata un'operazione complicata e difficile, sia per il freddo
sia per le condizioni nelle quali ha dovuto operare l'operatore del Bobcat, che bisogna ringraziare. Io vorrei proprio ringraziarlo, Tiberio Andrea, perché ha fatto un lavoro eccezionale. In poco più di un'ora siamo riusciti finalmente a sbloccare la situazione. Ieri sera c'era qui il sindaco, il quale ha, come dire, dato il suo contributo anche nel rapporto con la famiglia, che peraltro era anche molto innervosita, e si capisce, perché erano due giorni che stavano praticamente senza contatti con l'esterno e avendo una persona anziana di 93 anni. Ora facciamo ritorno ad Orvieto e, prendendo in prestito una battuta di un celeberrimo film, domani sarà un altro giorno.